La unicità di Taormina è data dal fatto che chi vive come me in questo posto si sente gratificato da tutto ciò che ci circonda, per le bellezze che non ti stanca mai di ammirare e che hanno ispirato nel tempo artisti famosi che hanno reso famoso Taormina in tutto il mondo. Ora mi piacerebbe parlare della mia storia a Taormina, anche perché io, data la mia veneranda età, praticamente ho vissuto in questa città dove sono nato, tra le altre cose, per tre quarti del secolo scorso e per questo primo scorcio di secolo. Frequentare la Taormina bene non la chiamavamo una volta, Taormina della Giara, un nightclub famoso nel mondo, Taormina del Casinò. E in particolare del Casinò io posso attestare, perché ho vissuto in prima persona, perché ho assistito a molti degli spettacoli che ci sono stati a Casinò con grandi attori, quali cantanti, quali Mina, Modugno, Charles Aznavour, Edith Piaf. Io ho goduto di questi spettacoli. Poi purtroppo il Casinò fu chiuso e io oggi, prendendo a prestito il titolo di un famoso film, C'era una volta in America, voglio dire che c'era una volta Taormina, volendo richiamare la nostalgia di un determinato periodo, di un determinato tipo di vita legato ai ricordi, ma nel contempo annebbiato da un presente che ha visto scomparire i valori che rimangono impressi nella memoria di chi li ha vissuti, senza facili nostalgie, ma con un po' di rimpianto. Oggi Taormina è certamente cambiata, seguendo l'evoluzione dei tempi, del turismo di massa, del consumismo. Ma che a seguito del Covid-19, questa pandemia che ha investito il mondo e quindi anche Taormina, Taormina ha l'opportunità di ripartire, operando un cambiamento che potrà riportare Taormina ai fasti del passato. La mia storia politica di Taormina è molto lunga perché si svolge dal 1968 al 1993. In questi anni io sono stato assessore ripetutamente e in diversi settori con l'amministrazione Garipoli, un grande sindaco che ha avuto Taormina. Anni che mi hanno impegnato molto, ma che mi hanno dato molto, che mi hanno dato grande soddisfazione. Sono stati anche anni travagliati, non dimentichiamo che prima, proprio il 1968, è stato l'anno del terremoto del Belice, che mise in ginocchio Taormina, anche perché alcuni tour operator, specialmente tedeschi, piazzarono l'epicentro del terremoto proprio a Taormina per cercare di dirottare le correnti turistiche verso altri luoghi. Ma Taormina si riprese, l'amministrazione comunale lavorò e la Taormina fu rilanciata anche grazie ai famosi vitti del turismo che si svolgevano nelle varie capitali europee. E poi c'era il Festival del Cinema, che io voglio chiamare come Festival dei Divi, perché i divi che passarono al Teatro Greco in quegli anni sono incalcolabili, di grande levatura. Sono state fatte dei grandi spettacoli, delle grandi tragedie. E io ho assistito a molte di queste tragedie. E quindi ci fu un periodo in cui c'era una fusione fra turismo e cinema e tra spettacolo e mondanità. Erano anche gli anni del Davide Donatello, che era stato chiamato come l'Oscar europeo. Il Davide Donatello si svolse per molti anni a Taormina, ma poi purtroppo per tutta una serie di tensioni, di complicazioni, di alti costi che gravavano sul bilancio della manifestazione, fu portato prima a Firenze e poi a Roma. Però a questo punto io, per finire, voglio sintetizzare in una frase, che è una frase che io prendo dalla vita errante di Guy de Maupassant, 1885.
Guy de Maupassant per scrivere: se qualcuno dovesse trascorrere solo un giorno in Sicilia e mi chiedesse cosa bisogna vedere, risponderei senza esitazione: